What's up, sexy? And you don't care what they say. See every time you turn down the street. Allora, in questo video volevo farvi vedere alcuni prodotti che ho comprato in questi ultimi giorni e sono vari acquisti, tra cui Essence, Flormar e H&M e qualcosina della nuova collezione della Kiko. Allora, parto subito a farvi vedere quello smalto della Essence, appunto, quello giallino, diciamo, che è il numero 51, Mellow Yellow. Vediamo un po' se lo riesco a farvelo in bella inquadrazione. Questo è il numeretto. Ed è quel giallino chiaro, molto bello, l'ho provato su una tip e mi è piaciuto ed è coprente alla prima passata, questo qua, molto molto bello. Poi alla Essence sempre ho trovato il pennello smoky, per lo smoky, questo qua, la viola. Ne ho preso, io già ne ho, però ne ho preso un altro per ricambio. Poi ho preso il Nail Cuticle Remover Gel, questo qua, dovrebbe essere quello per far rimuovere le cuticole quando si fa appunto la manicure. Poi ho preso delle matite per labbra che io non avevo mai adoperato, se devo essere proprio sincera, di questa linea, ecco, di questa marca Essence, le matite per labbra. E approfittando che ho visto alcuni colori che mi piacevano della, appunto, di questa linea limitata, no, non limitata, scusate, di questa linea permanente, ho voluto provare anch'io queste matite. Allora, ne ho prese tre, queste tre qua, e sono la numero 7, Cute Pink, si chiama, un po' se si riesce a leggere il numeretto. Faccio lo swatch, eccolo qua. Poi la numero 9, Nude Coral, che è questo qua. Poi la numero 01 Soft Rose. Eccolo qua. Questo qua. Poi dalla Essence basta, sono queste cose. Poi ho fatto un solo acquisto da H&M, che è stata l'unica cosa che mi ha colpito, che magari mi mancava, era appunto questa palette. Boh, me la faccio vedere più da lontano. Così. Mi hanno colpito molto questi colori. Questa qua l'ho pagata 6,95 euro, ancora qui il prezzo, ve la faccio vedere da vicino. Mi sono piaciuti tanto questi colori, spero che togliendo il primo strato dei glitter che non siano matte sotto, comunque. Ah, i soliti due applicatori che mantengo qui sotto, molto carini, dello stesso colore che è all'esterno della confezione, e questi colori che
sinceramente mi piacciono veramente veramente tanto. Sì. Poi due nuovi prodotti della nuova collezione della Kiko. Devo dire la verità, di questa collezione non è che mi abbia entusiasmata tanto, devo essere sincera, anche perché molti prodotti sono una ripetizione dell'estate scorsa. Le uniche cose che mi hanno colpito un po' è stato il top coat, eccolo qua, vi faccio vedere, che è questo qua, un top coat normale, ecco. Poi quando lo userò vi farò sapere. E il rossetto, quello lipstick su un prof, questo qua, della colorazione Red Coral, della, voglio dire, della linea Red Coral, appunto, è il numero 05, io ho preso, vi faccio vedere. Allora, il packaging è così, dorato, come anche nella collezione della scorsa estate, e il colore che mi ha, diciamo, un po' più presa di solito i classici colori è questo color che non so come definirlo, perché non è né rosso né arancio ed è molto cremoso. Vedete? Molto lucido, molto molto cremoso e non secca per niente le labbra. Poi, passando, ho fatto anche un acquisto da l'erborario. Ho sentito in uno dei video che ha fatto Maquillage Mon Amour, ovvero Silvia, la quale la saluto, so che lei segue i miei video, quindi la saluto e le mando un bacio. Ho visto da lei questa crema colorata per il viso dell'erborario. Allora, ora non ricordo che colorazione lei abbia acquistato, comunque io ho acquistato la tonalità mandorla, perché praticamente è questa quella che più si avvicina al mio colorito, dato che a me non piace comprare un fondotinta che sia un po' più scuro rispetto alla mia pelle, io cerco sempre di comprare comunque un fondotinta tono su tono, e allora questa mi è sembrata come colorazione, perché la ragazza, la commessa, mi ha fatto provare sia questa che quella che viene dopo, che era la nocciola. La nocciola era un po' più scura per me, e quindi questa, essendo la più chiara, la prima delle quattro colorazioni se non erro, sì, se non mi sbaglio sono quattro tipi di colorazioni, questa è sembrata quella più che si avvicinasse al mio colorito. Poi quando la userò vi farò vedere. E l'ho presa perché ho pensato anch'io la stessa cosa di un po', perché ero un po' curiosa di questa crema colorata, perché io non ho mai usato creme colorate, solo fondotinta, anche in estate, anche se in estate la uso un po' di meno, ecco, rispetto all'inverno, però essendo una crema comunque per il viso e comunque colorata, va a sostituire la crema da giorno, perché comunque è una crema molto delicata, e il fondotinta, quindi tutto insieme, tutta una sola cosa la chiude in questa crema, quindi crema e fondotinta racchiusi in questa cremina. Poi, passando alla Flormar, tra le tante cose che ho notato, volevo comprare il gel, quello, come si chiama? Non mi ricordo più.
comunque per la cura delle unghie, ecco, che ho visto in uno dei video di Annalisa Superstar, e non l'ho trovato, non era finito, e quindi tra le tante cose che poi ho visto mi hanno colpito questi due smalti. Allora, questo, quello neon, sono tutti e due, diciamo che questo qui neon è un po' più coprente alla prima passata, questo qua, che è il numero N006. Faccio vedere un po' più da vicino, vedete? È un bel giallo, un po' più acceso rispetto a questo qua della Essence, molto bello, per l'estate sarà ottimo. E poi mi ha colpito questo rosa fucsia baby, questo qua, questo è meno coprente rispetto a quello giallo, questo ce ne vogliono almeno due passate, ed è il numero 32, questo qua, vedete? E poi mi hanno colpito degli sticker per appunto mettere su questi smalti, diciamo un po' più appariscenti, che adesso andiamo incontro all'estate, che sono questi qua. Allora, questo qui, ci sono le frutte, vedete? Banane, aspettate, vediamo un po', ecco. Allora, abbiamo le banane, abbiamo gli alberi di banane, appunto le ananas, delle arance, che ci sono più? Comunque dei cuoricini, della frutta, ecco, in modo particolare. E poi mi ha colpito quest'altro tipo, che qui, anche qui ci sono delle frutte, arance, mele, uva, la luce che diventa arancione. Oddio, perché diventa arancione? Perché è andata via la luce, il sole. Bene, eccolo. Dicevo, queste qua sono tutte frutte. E poi l'uva ha un brillantino in basso. Vediamo se si riesce un po' a vedere. Ecco che ritorna la luce rossa, vedete, ha un brillantino, come anche le arance. E questo è quanto. I miei acquisti sono stati questi per questi ultimi giorni. Volevo farvi vedere questo smalto. Se vi piace, vi faccio sapere il numero di questo smalto. Questo è quello della Kiko, della nuova collezione. È un tipo, mi sembra che è quello lavanda. Molto molto bello, non si intravede tanto bene il colore reale, sembra più un azzurro, ma non è, non si riesce a vedere bene il colore, peccato. Questi colori li sfalza tantissimo, ecco, forse così, vedete, forse con meno luce si intravede di più il colore reale qua, vedete? Comunque, della nuova collezione della Kiko, mi è piaciuto tanto, si asciuga una temperatura abbastanza veloce rispetto a tutti gli altri smalti che ho provato della Kiko, ovviamente vi parlo della collezione che già c'era, e questo smalto rispetto a quello che avevo in qualche video fa, ha bisogno almeno di due passate. La prima passata è proprio trasparente, ha bisogno, per avere un bel colore acceso, diciamo che comunque, voglio dire, un bel colore sull'unghia, ha bisogno di almeno due passate. E niente, mi è piaciuto tanto. Se vi interessa, fatemi sapere, che io vi faccio sapere che numero è. E questo è quanto. A breve farò un video per una richiesta, per un online art che mi è stata richiesta. E quindi vi rimando al prossimo video. Vi mando un grande bacio.
grazie a tutte per le nuove iscritte e mi raccomando, c'è una novità in programma che voglio fare per voi, che ho fatto già per voi e che voglio rifare per voi, anche perché sta passando un bel po' di tempo, quindi non vi voglio più svelare altre cose, altrimenti capirete. E niente, vi rimando al prossimo video e mando un grande bacio. Ciao ragazze! What's up, sexy? And you don't care what they say.